farci trovare impreparati, non farci trovare disorientati da un avversario che verrà qui con il massimo entusiasmo e quando vince il campionato è nel massimo entusiasmo e ha anche delle qualità e quindi dovremo essere pronti su questo. Mister, buongiorno, una domanda. Sulla sinistra, tanto per uno specifico della formazione probabile di domani, ha questo problema di Alassan. Può darsi una partecipazione, giocherà Spinazzola lì a sinistra? Di Alassan e di Belmonte l'ho detto, che bisogna avere pazienza. Belmonte si è aggregato alla squadra martedì quando io non c'ero, quindi ha cominciato a fare una settimana piena. E quindi speriamo che dopo due settimane di carico questa e quest'altra sia in grado di essere pronto per giocare dall'inizio. Di Alassan ancora l'ho visto 3-4 allenamenti, quindi non posso dire giudizi. Sulla sinistra abbiamo delle alternative, in vari moduli, in vari cambi di persona, che possono essere tre giocatori, possono essere Rossi, può essere Comotto, può essere Spinazzola e quindi cercherò di sbagliare il meno possibile per cercare di trovare il migliore interprete, specialmente nella prima partita. E quindi sono sicuramente due che dovranno giocarsi il posto per domani. Mister Esordio sulla panchina del Perugia in Serie B, un campionato che come diceva lei si prospetta difficile. Tanto quanto era la voglia di far bene, non solo in questa partita, ma in tutta la stagione, e cosa chiede ai giocatori alla vigilia di questa gara? Nel campionato di Serie B, che io ho disputato, la condizione mentale e la predisposizione per cercare di migliorare su tutti i giorni è fondamentale. Molte volte anche più a dispetto della qualità e di giocatori numerici. Quindi l'unione del gruppo, dell'ambiente, più che altro oltre che del gruppo, perché io su questo so già di essere abbastanza avanti, come ho detto prima. L'unità dell'ambiente, cioè l'unità di non creare aspettative maggiori di quelle che possono essere, di saper capire quando la squadra è adatta a tutto e quindi saperli incitare anche in un momento di sconfitta. Non gioire solo nelle vittorie, ma anche nelle sconfitte, se ho detto la squadra è adatta a tutto. Saper recepire tante cose. Se c'è quest'unione fra di noi, la società, i tifosi, i giornalisti, parti avvantaggiato rispetto a un altro ambiente dove tutto viene amplificato in un modo negativo o positivo molte volte e quindi dovremmo essere bravi noi, bisogna dimenticarsi quello che è stato il bel passato, perché l'anno scorso è stato un bel passato, si è iniziato un nuovo ciclo con altre gerarchie, già altri modi di vedere il calcio e quindi bisogna essere bravi tutti a recepirlo. Nelle vittorie siamo tutti bravi, il calcio italiano nelle vittorie tutti montano sul carro dei vincitori, nelle sconfitte un padre c'è solo un padre nelle sconfitte, che di solito è l'allenatore, ma ormai ci sono abituati, quindi vado avanti per la mia strada. Mister, il 4-2-3-1 è un modulo che senza tema di smentita può esaltare l'intero reparto offensivo se interpretato bene. Viceversa, se interpretato non correttamente e oserei dire quasi alla perfezione, può restituire una minore densità proprio sulla linea mediana del campo. Come ritiene abbiano risposto i suoi sul campo di allenamento? Tanto nelle partite che abbiamo disputato con questo modulo qui abbiamo fatto bene, vuoi con la Reggiana, vuoi lo stesso con il Milan, poi lo stesso mi sembra anche con il Bari, mi sembra per una parte, e quindi l'hanno recepito bene, se no non l'avrei riproposto. L'unica pecca che potrebbe essere, se non siamo equilibrati, potrebbe esserci dei problemi a centrocampo, quindi dando alla squadra avversaria una superiorità numerica. Ma visto le caratteristiche che abbiamo adesso, vuoi per i centrocampisti, vuoi per il numero di centrocampisti che abbiamo anche adesso, mi sembra giusto proseguire su questa strada. L'unico modulo che in questo momento forse recepiamo meno di tutti è quando passiamo alla difesa 3 inizialmente, poi se lo fai in partita sono convinto che lo recepiscono molto bene. Se parti dall'inizio ancora non siamo ancora in grado di
svilupparlo bene, per caratteristiche anche dei difensori stessi. E quindi sono convinto che questo per domani sia una soluzione importante. Onde vitale, ve lo ripeto, aspettatevi che io oggi cambia e quindi domani vedete tre centrocampisti, due punte, un trequartista o tre attaccanti. Ho detto, ma non è per fare pretattica, è perché è proprio il mio modo di vedere il calcio, per vedere i giocatori, come anche l'ultimo allenamento lo fanno, perché secondo me l'ultimo allenamento è fondamentale per vedere se i giocatori sono tutti concentrati per questa partita difficile. Lei prima ha detto che la cosa più importante è l'unità del gruppo, ma affiancata dall'unità dell'ambiente. Le posso chiedere a questo punto, in tutta sincerità, quanto è contento in percentuale del mercato della società? Da 60%, 70%, 80%? Allora, di mercato non ho mai parlato e anche oggi alla vigilia della partita faccio fatica a parlarne. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Quindi come tutte le squadre ci saranno dei contenti e degli scontenti. Io reputo che la mia squadra sia a buon punto, poi sarà il tempo a giudicare dove avremo necessità. Quindi non mi sembra giusto in questo momento che il mercato è chiuso rimbangare cose che non ho mai parlato. Il Presidente l'altro ieri ha detto di lei che è un animale da battaglia. È un bel termine che mi piace. I suoi giocatori lo sono altrettanto? Come li vede? Siamo dentro a un processo di crescita, cioè di cambiare mentalità di come siamo arrivati. E è chiaro che non sono ancora l'ottimale come io pretendo, perché a me anche una palla in allenamento giocata male divento isterico, tra virgolette, cioè mi dispiace. Alzo i toni, chiedo sempre la massima concentrazione. Ci vorrà ancora tempo, siamo in un'era, probabilmente l'anno zero, nel senso che abbiamo cominciato con la società a pensare anche al giocatore di appartenenza, non solo al giocatore di prestiti, quindi cominciare a pensare che il Perugia è più importante del singolo stesso e quindi molte volte i giocatori, lo stesso allenatore, gli stessi addetti ai lavori, queste cose qui ci mettono un po' più di tempo per capirlo, perché molte volte noi siamo egoisti, questo è un mondo di egoismo, non solo nel calcio ma in generale. E quindi...